amici in studio e restiamo su un'attività in qualche modo legata all'acqua. Siamo collegati con Adelaide Giromella. Buongiorno signora, benvenuta in trasmissione. Buongiorno a voi. Mi sente? Bene, buongiorno. Buongiorno. Allora signora, ci può... Sì, vi sento, mi sentite? Si vuole ci sente? Sì, sì, la sentiamo anche noi bene. Se si vuole presentare l'attività per la quale l'abbiamo invitata, è un'iniziativa a beneficio di chi in questo tempo ha servito e sta servendo con grande generosità. Prego. Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato qui e per potermi raccontare e raccontarvi di questa iniziativa che per noi ha un grandissimo valore, innanzitutto perché è un'iniziativa che è partita qua in Liguria da Imperia grazie all'idea di Pietro Romeo, che è un diportista, un velista, e si poi allargata a macchia d'olio a livello nazionale, perché stiamo ricevendo adesioni da tantissime realtà ed è una cosa fantastica, anche perché tutto questo è esclusivamente su base volontaria. Siamo tutti privati cittadini in questo momento, non siamo istruttori, non siamo velisti, non siamo professionisti, siamo soltanto dei privati cittadini che hanno deciso di provare a raccogliere adesioni da parte degli armatori dei vari marina dislocati lungo la costa italiana per offrire una giornata in barca a vela o anche in barca a motore o sui gozzi a tutto il personale Covid che in questi mesi ci ha permesso di continuare in una certa maniera a vivere e ad andare avanti. Sono persone che si sono sacrificate tantissimo, stanno ancora sacrificandosi tanto e credo che sia un bellissimo modo per dirgli grazie. L'iniziativa, ripeto, è a scopo esclusivamente volontario. Al momento non sappiamo ancora quando riusciremo a realizzarla nella pratica, perché ovviamente dobbiamo aspettare che ci siano le disposizioni normative che ci permettano di navigare in sicurezza anche tra non conviventi, per cui al momento non abbiamo delle date. Ah, che bello, un po' di immagini di barche a vela in mare, che voglia di tornare in acqua. E quindi al di là di questo, appena sarà fattibile verranno comunicate le date. In ogni zona ci saranno dei punti, delle persone di riferimento. Ad esempio per il Tigullio, oltre a me, c'è Vittorio D'Albertas, che è un ottimo velista e sicuramente molti di voi lo conoscono, e Nicola Reinusso. Siamo i tre responsabili per il Tigullio. Quindi se ci fossero armatori disponibili e desiderosi di far parte di questa iniziativa, c'è una pagina Facebook che si intitola E sarà buon vento Tigullio, sulla quale possono trovare tutte le informazioni e dare la loro adesione. Questa è la nostra iniziativa, e sarà buon vento. E sarà buon vento in tutta Italia, perché sta prendendo piede in tutta Italia. E sarà buon vento è un auspicio per il velista, questo? L'augurio di buon allora, vento? Sì, dipende molto... qua si entra in un argomento un po' delicato, nel senso che sarà buon vento è un augurio un po' per alcuni velisti, per i regatanti, dirgli buon vento, se sono superstiziosi, è un po' come augurare buona pesca a un pescatore. Però non posso dire qual è il termine alternativo, perché non è proprio un modo di dire molto educato, ecco, per cui signori, ci sono termini un ecco, pochino diciamo più così. Esatto, esattamente. Però sì, sarà buon vento, perché il buon vento è quello che ci permette di andare avanti. Per cui sì, sarà buon vento. Allora, concretamente signora, la cosa è così. Ci sarà qualcuno che un punto di riferimento ce l'ha indicati, poi magari dopo le ricordiamo, ai quali sì. Coloro che hanno collaborato per l'attività di questi mesi, che stanno ancora lavorando, perché ricordiamo non è finita l'emergenza, ci siamo ancora dentro, no? Ci siamo ancora dentro. Sì. Si troverà ad avere la possibilità di vivere l'esperienza della navigazione in barca a vela o in sì. barca a motore.
Che tipo di Esatto. proposta di navigazione intendete fare? Ci faccio un esempio. Poniamo l'esempio che ci sia, adesso parlo, il nostro regista che ci sta ascoltando, che ha lavorato in un settore Covid, telefona e dice: guarda, io sono uno di quelli che, ecco, girava con la mascherina e col nome scritto sopra. Che cosa gli offrite? Allora, l'offerta sarà una giornata in barca, ovviamente manovre molto semplici perché ci rendiamo conto che non tutti sono capaci a navigare, per cui si navigherà a vele bianche, che sono le vele più semplici nell'utilizzo, gli armatori saranno a bordo, molto probabilmente ci saranno anche delle persone che potranno aiutare gli armatori. Gli ospiti a bordo avranno piacere di partecipare alle manovre, alla conduzione della barca, ben volentieri. Se ci saranno gli ospiti che avranno solo piacere di rilassarsi, di prendere il sole, di versi una bibita senza dover pensare a nulla, andrà bene anche quello, nel senso che noi siamo a disposizione di quello che loro hanno piacere di fare. Se poi c'è il gruppo un pochino più agguerrito, magari lo mettiamo in barca su una barca magari un pochino più tecnica perché può essere più divertente. Per chi invece ha voglia di rilassarsi, ci saranno poi dei form da compilare e grazie anche a questi form sapremo anche come suddividere le persone in base alle imbarcazioni disponibili. Ecco, quindi si tratta di dare una giornata, come dire, di aria buona, non solo di Di buon aria vento, buona, di di vita nessun tranquilla senza pensiero. emergenza. Esattamente, proprio il grazie a queste persone per noi è proprio questo: regalargli la giornata togliendogli da qualunque tipo di pensiero, di responsabilità, di gestione di quello che dovrebbero fare per gli altri. Per una volta vorremmo essere noi a fare qualche cosa per loro. E portarli in barca, visto che noi abbiamo questo mare meraviglioso che circonda l'Italia intera, ci sembra un bel modo di farli stare bene, come ha fatto loro con tutti E quanti noi. questo è riferito ai medici, agli infermieri e al personale sanitario che ha Al lavorato intorno al mondo Covid. personale sanitario, volontari della Croce Rossa, cioè tutto quel mondo che in questi mesi ha sacrificato tutto a favore degli altri in questa emergenza Covid. Quindi E lo ha fatto in qualche caso a prezzo della vita, per molti. per molti sì, per cui a maggior ragione credo che siano persone che meritino non solo gli applausi, ma anche dei gesti un po' più, anche più concreti di contatto, quando sarà permesso proprio di condivisione, perché credo che tutti quanti noi al momento abbiamo anche bisogno di condividere dei momenti piacevoli senza un pensiero negativo. E il mare regala tanti bei momenti e tanti bei pensieri positivi. È un'energia positiva il mare, anche quando è in burrasca. E fa ricaricare le pile, io dico questo. Certo, e poi quello che è avvenuto in questo tempo, proprio per chi ha lavorato in questo settore, è stato di vivere con una tensione costante sia nell'ambiente di lavoro che poi dopo, perché uno portava a casa il rischio di contaminare i suoi cari e di essere anche lui un fattore problematico. Stiamo parlando al passato, ma è ancora Esatto. presente, non abbiamo finito, ecco, ci siamo ancora dentro, ecco, No. ci siamo ancora dentro, ricordiamolo No. questo, eh. E quindi credo Infatti, che questo sia un noi gesto. Prego. mi scuso se l'ho interrotta, ma il collegamento non è proprio semplicissimo. Noi in realtà ci stiamo preparando e stiamo organizzando tutto per essere pronti quando poi finalmente si potrà uscire effettivamente il mare, perché al momento, come dice lei giustamente, purtroppo l'emergenza non è ancora finita, siamo ancora in una fase delicata, però noi da bravi marinai vogliamo essere pronti a mollare gli ormeggi quando sarà possibile. Quindi stiamo giocando un po' d'anticipo per poter essere poi pronti ad offrire questa giornata quando finalmente si potrà fare.
Anche perché il termine sgradevole di distanziamento sociale che tutti dobbiamo vivere mette dentro il desiderio di una prossimità sociale, non di un allontanamento. E credo che trovarsi in barca voglia dire anche vivere un'esperienza comune. È un'esperienza di piccola comunità quella dell'equipaggio di una barca, credo. Sì, esattamente così. Alla fine, quando si è in barca, necessariamente si diventa una piccola famiglia perché si impara a stare assieme, a lavorare assieme perché la barca possa andare avanti. Nessun equipaggio arriverà da nessuna parte se non c'è una collaborazione fattiva all'interno dell'equipaggio stesso. E per cui è anche molto bello questo aspetto qua della socialità a bordo, perché effettivamente lo stare assieme permette di conoscersi, di togliere alcuni filtri, sovrastrutture per lavorare per un fine comune, che poi alla fine è un po' quello che ci accomuna, passatemi il termine, con il personale che lavora in situazioni anche un po' di limitazione degli spazi, nel senso che a bordo purtroppo e per fortuna non si possono usare le nostre sovrastrutture sociali, si diventa un gruppo unico e si impara a lavorare assieme per il bene comune, che è quello di portare a termine la navigazione nel nostro caso. E di conseguenza forse ci sentiamo anche molto vicini al personale, in questo caso Covid, ma comunque a chi lavora in situazioni un po' particolari, proprio perché anche loro, come un bravo equipaggio, lavora per un obiettivo comune. In questo caso, il loro fine navigazione è uscire da una situazione di pandemia, per cui penso che possano anche gradire far parte di un equipaggio diverso dove possono rilassarsi e possono godere delle bellezze del nostro mare, senza pensieri. E questo tempo credo che ci abbia fatto scoprire, e non dobbiamo dimenticarlo, che siamo tutti sulla stessa barca e che la responsabilità dell'uno riguarda l'altro e tutti siamo chiamati, lei ha usato un termine, a seguire il bene comune, non il bene individuale, perché il bene comune è anche individuale e il bene individuale è anche bene comune, cioè un interesse che ci unisce, che ci lega tutti. Oggi è la giornata di preghiera e di digiuno per la fraternità universale che è chiamata a vivere un tempo di implorazione perché finisca questa pandemia. Questa settimana, signore, c'è stata una giornata dedicata ad alcuni che si sono dedicati al Covid e sono gli infermieri che hanno vissuto e stanno vivendo un tempo di grande impegno, di grande sacrificio con la loro professione. Allora, le proporrei e propongo ai nostri telespettatori di vedere un video che è stato realizzato dall'ASL 3 proprio in occasione della giornata dedicata a loro, dedicata agli infermieri. Vediamolo. È successo anche a noi, da un giorno all'altro, catapultati nella nuova realtà del coronavirus. Non potevamo crederci, invece ciò che accadde. Dentro di noi un silenzio che gridava aiuto. Nel giro di poco, una moltitudine di persone si è riversata in pronto soccorso. Ci siamo dentro al vortice, ci vestiamo e non abbiamo più un nome. Vediamo solo gli occhi. Pronti? Via. Persone malate, sole, affamate d'aria. Dietro una mascherina solo occhi pieni di terrore e di incertezza, occhi che chiedevano aiuto. Abbiamo una paura fottuta, paralizzati, cuore a mille, un fiume di emozioni dentro di noi, adrenalina, agitazione, paura, ma dobbiamo essere lucidi. Ci chiamano eroi, ma gli eroi non hanno paura. Ci ha costretto ad abbandonare tutte le nostre sicurezze. Ora che stiamo vivendo tutto questo, possiamo affermare di non essere più noi stessi. È cambiato il modo di pensare, di agire, di affrontare lo stress.
Cambiano i rapporti con i colleghi, riconoscibili a malapena dietro quella visiera maledetta. Cambiano i rapporti con i tuoi familiari e amici, che decidi di non vedere più per proteggerli. La nostra paura era grande, quanto la nostra responsabilità. Bisogna contenere il nemico invisibile. Con il passare dei giorni abbiamo smorzato la tensione e ci siamo uniti come piccoli anelli di una catena fortissima, dove se salti tu, salto anch'io. Abbiamo visto lacrime cadere su mani strette da freddi guanti, mani stanche che avrebbero voluto stringere quelle di un figlio o di un genitore. Abbiamo visto occhi spaventati alla ricerca di aiuto, che incontravano occhi incoraggianti e che davano speranza. Ma abbiamo visto anche labbra sorridere di chi era felice di respirare in autonomia. Felice di poter continuare a sperare, perché qualcosa di bello là fuori lo aspetterà ancora. Piccole frasi per raccontare quello che abbiamo vissuto e provato. Parole che mai possono pienamente esprimere la fatica e l'impotenza provata. Ma è rimasto l'entusiasmo di sempre per il nostro lavoro, nell'essere quello che siamo oggi e da sempre. Infermieri! Ecco, ci hanno ricordato che il lavoro che adesso abbiamo e stiamo apprezzando, che fanno, è un lavoro da sempre svolto così. Non solo in questo momento. Quindi c'è una gratitudine per quello che stiamo vivendo adesso con il Covid, ma ricordiamo che c'è tutto il personale sanitario costantemente impegnato per la cura, la salute di ciascuno di noi e della società intera. Bene signora, allora se ci vuole ricordare come si fa, quando sarà il momento, ad usufruire di questa vostra iniziativa così interessante e direi vedrà che sarà un'iniziativa molto gradita, poi andando verso la bella stagione credo che sia un'opportunità che non bisogna perdere. Ci ricordi allora come possono usufruire? Allora l'iniziativa si chiama E sarà buon vento di Giulio, possono cercare la pagina su Facebook oppure possono contattare me personalmente, quindi cercarmi sempre su Facebook come Adelaide Giromella e io poi gli darò tutte le informazioni necessarie. Noi cerchiamo ovviamente non solo il personale che abbia voglia e piacere di venire con noi in barca, ma anche armatori o aiuti diversi, sempre su base volontaria, che abbiano voglia di partecipare con noi a questo momento di vita insieme. Anche il logo, mi piace ricordarlo, è stato un logo creato da un'agenzia che ce l'ha messo a disposizione senza nulla pretendere in cambio, ed è un logo che viene utilizzato in tutti i porti, in tutti i gruppi che partecipano all'iniziativa, per cui veramente è una cosa per tutti su tutta Italia ed è per tutti volontaria. Per cui noi vi aspettiamo perché crediamo che sia una cosa bellissima per tutti. È un momento di condivisione, di socialità, di stare bene assieme, anche di abbracci, di condividere dei momenti divertenti, piacevoli e condividerli col nostro mare. E sarà bravissimo, proprio questo, e sarà buon vento. Questa è la pagina. Molto bene, grazie signora, allora auguri per questa iniziativa e speriamo che possa essere grazie a voi. Piccolo segno di gratitudine per coloro che stanno dando molto. Il minimo che possiamo fare. Grazie, buona giornata a tutti e buon vento a tutti. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Io ringrazio alla regia Stefano Neuhold con l'ausilio di Paolo Solari. In redazione abbiamo Giacomo Rizzi che abbiamo visto, Maurizio Gareffa e Cristino Neto che stanno lavorando per il nostro telegiornale. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a quest'oggi. Un caro saluto da Don Fausto. Arrivederci.